settore. Che anno è stato il 2023 per la contrada di Legnarello? Allora, è stato innanzitutto finalmente un anno intero in cui abbiamo potuto riprendere la vita di contrada, proprio nel vero senso della parola, potendo fare un anno completo da settembre a oggi, un anno dove abbiamo organizzato tantissime attività, al di là di quelle che sono le tradizionali cene, abbiamo organizzato serate a livello culturale, abbiamo organizzato una serata in memoria della Shoah con la visita al Binario 21, abbiamo organizzato una serata con il coordinatore scientifico della Commissione Costumi che ci ha spiegato l'immenso lavoro, importantissimo lavoro che svolge la Commissione dei Costumi. Tra le varie iniziative, un'altra a cui ci ha fatto molto piacere organizzare è stata una serata dedicata a Felice Musazzi, personaggio famosissimo a Legnano, ma soprattutto per Legnarello, è stato capitano, è stato gran priore, quindi una figura per noi molto importante, quindi abbiamo deciso di organizzare questa serata anche in suo onore. Una collaborazione con le scuole, visite dei bambini, siamo andati nelle case di cura, negli ospizi della contrada per far passare un momento diverso alle persone magari un po' meno fortunate di noi. Quindi diciamo un anno molto intenso, molto impegnativo, dove c'è stato comunque tantissimo entusiasmo. Ogni iniziativa che abbiamo organizzato ha portato un numero di persone molto alto, considerevole, al di là magari di, in alcuni casi di ogni più rosea aspettativa. Quindi c'è molto entusiasmo, siamo molto contenti. Vuol dire che comunque la contrada è una contrada viva, è una contrada dove le persone si trovano bene, quindi a noi questo fa solo un grande piacere. Castellana, quali novità della contrada a livello di commissione costumi? Quest'anno abbiamo continuato, diciamo, la collaborazione con il gruppo delle dame del terzo piano, ormai, diciamo, rodato da anni e anni, e i ragazzi più giovani che si stanno avvicinando a questo mondo. E grazie appunto a questa collaborazione, anche quest'anno siamo riusciti a portare delle grosse novità all'interno della sfilata. Sono state fatte interamente rifatti gli abiti degli addetti sfilata e delle bande della vittoria, che saranno poi successivamente ricamati a mano, riproducendoli esattamente uguali a quelli che erano quelli vecchi, diciamo. Poi è stata introdotta una nuova corporazione, che è quella degli apicoltori, e quindi ci saranno delle nuove figure, all'interno di quella che è la parte dei popolani all'interno della nostra sfilata. E poi sono stati rifatti anche due abiti dei bandoforei. Manca davvero poco. Matteo Masnada, ci racconti la stalla di Legnarello. Buonasera a tutti. La stalla, cosa posso dire? È un bel gruppo molto affiatato, ha lavorato sodo quest'anno come tutti gli altri anni, e molto carichi sono i ragazzi. Abbiamo appunto Antonio quest'anno, siamo partiti con lui, chiaramente ci sono un sacco di novità, abbiamo creato un rapporto con il nostro Fantino e siamo contenti perché abbiamo lavorato bene, posso dire, abbiamo seguito Antonio nelle corse che ha fatto in provincia, abbiamo cercato di creare appunto quel rapporto tra Fantino e Contrada, perché comunque il gruppo Stalla è sempre un gruppo di Contrada, cioè non è una cosa a sé. Perciò su quel lato lì siamo contenti, ci faremo trovare pronti sicuramente, coltello tra i denti. Perché chiaramente quel giorno lì è una domenica speciale, particolare. Vale tutto e noi siamo pronti a metterci in gioco.